Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Provo a parlare coi miei occhi, guardandola sempre più negli occhi. Le sere che tornavo a casa con la musica a palla, con intorno una città in silenzio e la mia... Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, giovane cantautore, Loren. A questo punto, prima cosa, se per chi ti ascolta e non ti conosce, come descriveresti chi è oggi Loren? Loren oggi è un ragazzo di 22 anni che continua a credere nelle sue passioni, nel senso che ho cominciato quando avevo circa 11 anni e ho continuato da quel momento. Ogni giorno ho sempre più stimoli e sempre più curiosità nell'ambito musicale, quindi è un ragazzo che continua a credere nei propri sogni e ogni giorno cerca di fare cose nuove, di sperimentare a livello musicale e nulla questo. Ma come mai Loren con un 3? Per quale motivo questo 3 e non una E classica? Allora, il nome d'arte, vabbè, innanzitutto è stato scelto perché, diciamo, un nome e cognome abbastanza complicato sia da pronunciare che da ricordare, cioè Lorenzo Iavagnilio è molto, molto difficile. E quindi, innanzitutto, la scelta è stata, diciamo, per un fatto di estetica, e così anche il 3, per differenziarlo, diciamo, da come si pronuncia normalmente. Quindi, al posto della E abbiamo inserito il 3, ma solo per un fatto appunto di estetica, non c'è un vero motivo dietro. A questo punto prima parliamo dell'ultimo brano, perché sono due brani, Notte e Come un film. A questo punto, quando nascono questi brani, soprattutto da cosa trae ispirazione per questi brani? Allora, Notte è il singolo estivo che è uscito a giugno di quest'anno. In realtà è un brano che è nato circa 2 anni fa. Invece, come in un film, è stato scritto all'inizio di quest'anno, insomma, verso gennaio. L'ispirazione nasce in realtà quotidianamente, cioè nel senso io vivendo qualsiasi tipo di situazione, nel momento in cui ho un'ispirazione e sto facendo qualsiasi tipo di cosa, magari la segno sul telefono, se ho qualcosa da scrivere, e poi nel momento in cui mi trovo al pianoforte, perché le canzoni mie nascono sempre o al pianoforte o alla chitarra, cerco di mettere giù appunto a livello sia musicale che anche testuale, quindi melodico, l'idea che ho in testa. Quindi se voglio raccontare di qualcosa, metto il pianoforte o la chitarra e comincio a improvvisarci su. Comunque, due brani con due stili diversi, molto diversi, perché uno è un po' più dance, uno è un po' più riflessivo, quindi un po' più... la scelta è stata voluta oppure è una casualità che avessero questo stile? No, sì, allora diciamo Notte appunto, essendo nato come brano estivo, aveva comunque già in partenza come obiettivo quello di essere più ritmato, più movimentato, no? Appunto per, diciamo, cercare di dare un senso di ritmo diverso e quindi essere ballato magari. Invece questo è un brano più autunnale, un po' più introverso, più intimo, in cui parlo di qualcosa, diciamo, di un po' più profondo, a cui tengo un po' di più, e quindi abbiamo cercato di dare un vestito diverso, più intimo, ecco. E a questo punto, se dovessi dirmi, raccontarmi come è cambiato Loren dal primo EP del 2019 ad oggi, secondo te cosa è cambiato musicalmente, ma soprattutto come il pensiero proprio della musica? Sicuramente sono più consapevole rispetto a determinate cose, cioè nel senso che sperimentando, appunto, come ti dicevo prima, sempre riesco a capire, diciamo, in maniera un po' più diversa come voler concretizzare magari un'idea adesso. Cioè, è sempre uno sviluppo continuo, quindi non direi mai di essere arrivato, però col passare del tempo cerco sempre di rendermi più consapevole rispetto a quello che sto facendo e quindi riuscire magari a capire come concretizzare un'idea che ho rispetto magari al passato. E musicalmente in realtà sono un po' cambiato, nel senso che prima l'EP è molto più cantautorale,
Adesso sono molto un po' più verso il mondo del pop, ecco, anche se devo dirti, sto lavorando a un album in cui sperimento anche un po' dal punto di vista del genere. Infatti c'è per esempio una canzone tango, c'è una canzone cantautorale e quindi insomma sto cercando di sperimentare sempre di più. Abbiamo visto una copertina come un film, praticamente l'ultimo album, l'ultimo disco, l'ultimo singolo, che c'è questa cabina, ma perché poi notturna, ma perché aspetti ancora qualche chiamata oppure qualche telefonata? Perché da cosa nasce questa copertina? Esatto, l'idea era quella dell'attesa di qualcuno, ecco, che qualcuno mi chiami, ci chiami e torni indietro, ecco, quindi sì, l'idea era proprio quella. Sicuramente hai suonato dal vivo i tuoi brani. Qual è stata la prima sensazione che hai provato salendo sul palco e davanti c'erano persone prima silenziose, ma poi hanno incominciato a muoversi o comunque a tentare di cantare le tue canzoni, comunque a ballare e si sono comunque divertite ed emozionate. Qual è la tua sensazione? Anche se poi eri concentrato, però sentivi quell'energia che ti saliva, cresceva. Qual era la tua sensazione a quel punto? Esatto, allora, Notte sono uscita appunto in giugno, ho avuto modo di cantarla dal vivo per la prima volta in Puglia, sulla spiaggia, sulla litoranea, a questa serata, e devo dire che è stata una soddisfazione il fatto di appunto cantarla dal vivo di sera, quindi in un ambito comunque serale di discoteca, no? E vedere, diciamo, che le persone comunque si muovevano, ovviamente cantarla, no? Perché non la conoscevano, però si muovevano, e questo mi ha dato sicuramente molto, molto soddisfazione. Credo sia una delle sensazioni più appaganti, quella di riuscire a trasmettere qualcosa e vedere che arriva qualcosa alle persone che ti ascoltano. Invece la prima sensazione che hai avuto, ritornando al primo album, al primo autoprodotto, comunque vada da oggi, quando sei entrato nella prima volta nella sala di produzione, di registrazione, la tua sensazione che ci hai avuto davanti al microfono e il tecnico che ti dava l'ok dall'altra parte, vedevi le facce che ascoltavano per la prima volta il tuo brano, la sensazione che provavi nel vedere le loro facce, qual è stata? Allora, no, in realtà devo correggerti perché l'EP è stato registrato completamente a casa mia, cioè da solo. Perfetto. L'ho registrato da solo. Però magari, insomma, quello che posso dirti all'ascolto delle altre persone è stato particolare, nel senso che io di solito faccio ascoltare i miei brani anche prima, o ai miei familiari o ai miei amici, no? Che sono le persone a cui tengo di più e che proprio per questo cercano di essere il più diciamo, maggiormente sinceri con me. Quindi se una cosa non gli piace me lo dicono. Per quanto riguarda l'EP, è stato, diciamo, riconosco che sia stata una delle prime cose che ho fatto, quindi diciamo da un punto di vista musicale, testuale, magari anche un po' immaturo, però a me piace lasciare le cose che faccio nel corso del tempo per far vedere, diciamo, la crescita che c'è poi nel corso degli anni. Invece allora la faccia che hanno fatto i tuoi produttori all'ascolto del brano, il primo brano che hai prodotto con loro, e l'ultima faccia che hanno fatto con questo brano, qual è stata la tua sensazione, non sentendo le parole, ma vedendo proprio le loro facce, a quel punto quale tua reazione è stata? La mia reazione è stata soddisfacente anche in questo caso, perché hanno subito, si sono subito complimentati, ecco, dopo il primo ascolto. Quindi ovviamente questo mi appaga e mi dà una soddisfazione incredibile, perché è comunque frutto delle mie mani, dei miei pensieri e delle mie creazioni. Quindi quando creo qualcosa e qualcosa piace, la soddisfazione è immensa. Nella realizzazione dei testi preferisci essere un po' più prolisso, come il classico italiano, oppure un po' come all'inglese, dove il testo è un po' più sintetico, un po' più grezzo, ma comunque per arrivare più a spiegare un pochettino sinteticamente il messaggio. Ma ti dirò, dipende. Per esempio, nell'ultimo brano, come in un film, che ha, diciamo, delle strofe anche leggermente rappate,
Ho scelto di fare in questo modo perché è un brano di sfogo, quindi nel momento in cui l'ho scritto avevo bisogno di dire più parole possibili, proprio perché era un brano di sfogo. Poi magari però anche altri brani in cui le frasi sono ridotte, quindi c'è una melodia molto più larga, più ampia, e in quel caso appunto le parole che utilizzo sono minori, però cerco di racchiudere il più possibile in quelle poche parole, diciamo, tutto il significato. A questo punto altri progetti partiranno, abbiamo detto, partirà anche lo studio per un LLP, che è una parola Sì. complessa perché è molto, molto complessa in questi periodi. E appunto progetti oltre altri, suonare dal vivo, altri eventi. Sì, allora siamo appunto, come ho detto prima, stiamo terminando l'album di circa 14 canzoni. Diciamo che per quanto riguarda gli eventi dal vivo, stiamo un attimo aspettando. Per creare prima un prodotto, diciamo, da mettere sul mercato e poi portarlo direttamente dal vivo, quindi far uscire un po' più di canzoni prima. Però per quanto riguarda appunto gli eventi e tutte queste cose qui saranno tutti aggiornati sui canali social, ecco, nel momento in cui usciranno. Noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite, visto che hai partecipato a qualche talento, qualche concorso nel tempo? No, No. per fortuna no. E secondo te, essendo che sei molto giovane, c'è qualche artista in cui ti sei ispirato o comunque ti ha dato un pochettino quella per farti non solo crescere come persona, ma anche come artista. Sì, sicuramente sono stati tanti, perché ovviamente ascoltando diversi generi di musica il più possibile. In un modo o nell'altro, qualsiasi artista mi ha un po' influenzato, però se devo farti due nomi, ti direi Bruno Arisas, e dal punto di vista testuale, cioè stimo molto, ammiro molto il modo in cui lui riesce a scrivere le cose, e dal punto di vista musicale, Vincio Capossela, che è un po' più di nicchia, un po' meno ascoltato, diciamo, dai giovani di oggi, però. Dal punto di vista musicale lo ammiro molto perché lui è un vero musicista, diciamo, viene dal jazz, dai studi anche classici, e quindi mi ha ispirato molto, ecco. Come mai hai scelto il pianoforte come strumento musicale? Io nasco come chitarrista in realtà, quindi ho cominciato a studiare la chitarra a 11 anni. Poi, appunto, come ti dicevo, sono sempre stato curioso in ambito musicale, quindi col passare del tempo ho avuto sempre più bisogno di allargare un po' gli orizzonti. Il pianoforte in realtà mi ha sempre affascinato. Intorno ai 15 anni ho cominciato a prendere lezioni perché volevo imparare cose nuove. Non sono proprio un pianista, diciamo, esperto, professionista, però riesco a scrivermi le canzoni, a suonarmele. Ed è un approccio diverso rispetto a quello della chitarra, cioè ti trasmette cose diverse. Quindi diciamo che in base alla sensazione, al mood, a quello che voglio dire, se il pianoforte mi ispira di più, e ultimamente lo sta facendo, scrivo direttamente al pianoforte, altrimenti utilizzo la chitarra. Benissimo, allora ci mancano due cose fondamentali a questo punto. Dove poterti raggiungere e poter ascoltare i tuoi brani e i saluti finali. Allora, per quanto riguarda i social, basta cercare il nome d'arte, quindi Loren con il 3 al posto della E, quindi su YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, un po' dappertutto. Così come per la musica, quindi su Spotify e tutti i digital store. E invece per quanto riguarda, scusami, l'altra domanda qual era? Saluto finale. Il saluto finale. Vabbè, allora un saluto a tutti, grazie per avermi ascoltato e grazie a te per avermi ospitato, è stato un piacere. Studio 7 TV e Sport Piciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Provo a parlare coi miei occhi, guardandola sempre più negli occhi. Le sere che tornavo a casa con la musica, parla con intorno una città in silenzio e la mia voce.